Alla luce della convocazione dei prossimi consigli comunali a Battipaglia, lunedì 30 settembre e lunedì 14 ottobre, il consigliere di Civicamente Maurizio Mirra parla dell'amministrazione comunale, definendola inadatta al ruolo e sperando che presto le cose possano cambiare. A quanto ho capito questo consiglio dovrebbe andare abbastanza liscio, il problema sarà quello successivo dove si riporterà sia il documento unico di programmazione sia la questione delle farmacie e dove è stata strategicamente messa la nostra mozione per annullare la delibera di giunta che voleva creare qui accanto un distributore di carburante. Quindi io prevedo che questo primo consiglio dovrebbe andare almeno abbastanza liscio per la maggioranza, il secondo probabilmente sarà maggiormente problematico per tutta questa serie di fattori. Ecco appunto, lei ha parlato di inserimento nell'ordine del giorno della mozione, ci sono alcune mozioni della minoranza che però non riescono ad arrivare in consiglio comunale, questo come se lo spiega? Mozioni ma soprattutto interrogazioni, perché le interrogazioni richiedono un lavoro alla base di costruzione e un'esposizione anche da parte degli assessori comunali che non c'è. Siamo in un'amministrazione che è proprio fuori da ogni tipo di consuetudine, ogni tipo di prassi, che è quella secondo la quale gli assessori rispondono per le domande che vengono fatte tramite le interrogazioni. Qui ci sono interrogazioni che giacciono ormai da 2 anni e mezzo, 3 anni, nonostante abbiamo scritto al prefetto, al garante regionale, è stato anche stigmatizzato questo comportamento dell'amministrazione, ma non c'è stata alcuna risposta ad oggi. Ma come non c'è la risposta ai consiglieri comunali, non c'è una risposta nemmeno ai cittadini, ormai siamo abituati. Stiamo solo aspettando che questo strazio finisca e che finalmente Battipaglia possa rinascere con un'amministrazione nuova che veramente voglia bene alla città.